Ben ritrovati alla seconda puntata di semifinale di Hair Masterman, la seconda edizione dell'unico talent dedicato al mondo barber. E allora un benvenuto, anzi un ben ritrovato a Rossella Di Pierro. E un ben ritrovato anche a Thomas Incontri, qui ormai dalla storica barbieria Bolognini di Casorate e Sempione. Una location sicuramente storica che ha regalato in queste ormai, insomma siamo oltre a metà del percorso, esatto, molto calore e grande ospitalità, questo dobbiamo assolutamente dirlo. Ma adesso dobbiamo anche presentare coloro i quali avranno sempre più una mansione molto difficile, cioè quella di trovare chi sarà quello che passerà in questa puntata. Poi ricordiamo quanti ne passeranno, ovviamente. Esattamente, Thomas, e la finale è sempre più vicina e il vincitore assoluto di questa seconda edizione di Hair Masterman si aggiudicherà anche quest'anno la mitica valigetta di Panasonic Italia contenente un kit di rasoi professionali. Esattamente, Rossella, e allora direi di andare a presentare subito i nostri giurati. Paolo Barrasso viene da Torino, è terzo di una generazione di barbieri a partire dal nonno, svolge questa professione da ben 40 anni. Leonardo Pagliuca, barbiere da sempre, 23 anni di bottega alle spalle, cresce grazie alla gavetta e alla vecchia scuola, si definisce un barbiere vero. Mr. JP, vincitore di svariati campionati nazionali ed internazionali come modello nel settore della barbieria, si contraddistingue per il suo stile dandy e il suo baffo non passa di certo inosservato. Bene, direi che è tempo di andare a ritrovare i tre semifinalisti di questa puntata. Sono Daniele Zara, ho 24 anni, vengo da Capena, un paesino vicino Roma, e sono contentissimo di aver raggiunto la semifinale e spero di aver dato il massimo e aver raggiunto i miei obiettivi per me e anche per i giudici e averli accontentati abbastanza. Sono Luciano Animelli del Lucianino's Barbershop di Nepi e oggi dovrò affrontare la semifinale di Hair Masterman e sono molto molto carico per questa giornata e non vedo l'ora che inizi la gara. Sono Leandro Cilia, ho 29 anni, sono della Sicilia, di Ragusa e sono felicissimo di partecipare alla semifinale. E anche in questa puntata i semifinalisti sono arrivati qui in Barbieria Bolognini con le bellissime e lussuose auto di FSC di Brunello Andrea. Che lusso, Thomas! Alla prossima edizione farò il concorrente, così avrò opportunità di anche utilizzare queste splendide auto. Scherzi a parte, il tempo stringe, ma soprattutto i nostri semifinalisti hanno veramente tanta adrenalina e quindi le regole non cambiano. 40 minuti per loro di tempo, come al solito dovranno decidere che cosa svolgere, che tipo di lavoro svolgere sul proprio modello. Che dire, in bocca al lupo? Assolutamente sì. I modelli sono pronti e ovviamente i semifinalisti direi che sono davvero molto carichi, adrenalina in corpo. E allora pronti, Rossella? Diamo il tempo allora. 3, 2, 1, via con il tempo. Potete partire, ragazzi. E ovviamente, come al solito, che vinca il migliore. In bocca al lupo! Oggi al mio modello farò un taglio moda che è molto attuale e eseguirò una razor molto molto bassa nel perimetro della testa, mentre nella parte superiore andrò a creare un taglio con la frangia in avanti, tutto un po' spettinato nella parte superiore. È un taglio che mi piace e che sicuramente si diversificherà dagli altri. Al mio modello andrò a effettuare una sfumatura partendo da zero pelle, molto bassa, e andrò a posizionare il ciuffo di lato. Al mio modello eseguirò un taglio pettine e forbice e di sopra e un ciuffo che va indietro verso destra con una riga sulla sinistra. E
Vediamo se dopo tutte queste puntate ho imparato un pochettino anche io. Allora, Daniele, stai realizzando una sfumatura, dico male, esatto, o dico bene? Esatto, sto eseguendo una sfumatura bassa con poi un due punti luci che andrò a puntare sul collo e sulle basette, cioè saranno quasi a pelle, e poi andrò a sfumare e a portare un ciuffo spettinato che andrà da lungo al corto. Perfetto, e allora in bocca al lupo per la tua semifinale. Grazie anche per i miei colleghi. E allora il nostro Lucianino da Roma, anche tu sei in semifinale, complimenti. Grazie mille. Che cosa stai eseguendo sul tuo modello? Stiamo creando una sfumatura con una razzo molto molto bassa perimetrale. Ok. E sopra faremo un crop con la frangia che scenderà sul davanti, creando uno strato abbastanza uniforme nella parte superiore. Perfetto. Lo vedrai alla fine. Ti vedo bello concentrato, ti lascio lavorare. Grazie mille. In bocca al lupo. Crepi. Poi abbiamo il nostro Leandro che è stato ripescato dalla giuria e quindi si trova qui in semifinale. Ciao Leandro, ciao. Tutto bene? Sei emozionato? Sì, sono molto emozionato. Ok. Cosa stai facendo di bello? Sto seguendo un taglio pettine e forbice e anche dai lati e dietro, e di sopra andremo a fare un taglio portato così indietro, un po' verso destra. Sei contento di essere stato ripescato? Sì, molto contento. Bene, in bocca al lupo anche per te allora. Eccoci qui nel nostro angolino, Rossella. Io sono sempre molto emozionato perché siamo alla seconda di semifinale. Vero. Insomma, mancano davvero poche puntate al termine di questa seconda edizione di Air Master Man. Però vero. Tu sai anche che questo, mi duole dirlo, però diciamo che non è che esatto. È il momento migliore, però è quel momento dove in qualche modo mi rilasso un attimino, anche se stanno lavorando i ragazzi, i tre semifinalisti stanno lavorando e anche Sodo, però è il momento del barbieria. Ormai è diventato un tormentone questa barbieria, e comunque hai ragione, questo momento è sempre più rilassante, diciamo. Senti, non volevo dirtelo, ma comunque siamo all'interno della barbieria Bolognini e a coperto, eh? Assolutamente, però non so se hai guardato le previsioni del tempo, siccome il tempo è un po' incerto, io tempo mi sono... è sempre incerto, ovviamente. E vabbè, però io mi sono organizzata con un ombrello, diciamo, un po' particolare, lo vuoi vedere? Beh, direi che è un ombrello che non si fa, non si tira indietro a farsi notare, eh? Esatto, che assolutamente bello. Un oggetto di pregio, un ombrello bellissimo, ma tra l'altro loro sono un'azienda tutta made in Italy, si chiama Walking Sticks, anzi li salutiamo, e realizzano non solamente dei bastoni bellissimi, tutti fatti a mano in modo artigianale, ma anche questi fantastici ombrelli, e quindi non potevo che scegliere di meglio. Non so perché, ma qui Gatta Cicova, secondo me c'è, come si suol dire, lo zampino del nostro giurato Mr. JP. Comunque, hai indovinato, è vero. Andiamo avanti, parliamo sempre di Made in Italy perché Felmoca è un altro incredibile, eccezionale prodotto Made in Italy. Esatto. Tra l'altro sono molto attenti a quello che sono le problematiche dello sfruttamento delle donne, anche lì dove raccolgono ufficialmente il caffè. Esatto. E per questo è nato Donna Felice. Esatto, il loro nuovo progetto, loro sono appunto una torrefazione artigianale, lo diciamo sempre, molto storica, e quest'anno hanno lanciato questo nuovo progetto che è il caffè Donna Felice. Non solamente del caffè,
buonissimo, ma anche con dei valori molto importanti, quindi il valore dell'indipendenza, della libertà femminile, quindi del lavoro di queste donne appunto in Brasile, e poi le cialde sono al 60% compostabili e quindi davvero hanno anche un occhio di riguardo verso l'ambiente, che di questi tempi non fa male. Certo che sì, poi non manca ovviamente la possibilità di farsi un buon caffè con la mocca, vecchia ma sempre attuale mocca, esatto, di casa. Bene, allora ci siamo, io parlo un po' sottovoce perché ragazzi qua il tempo stringe, la puntata va avanti e i ragazzi stanno lavorando, sono anche, insomma, c'è tanta adrenalina chiaramente. È normale. Io che cosa ho in mano? Il braccialetto, perché? Perché ormai a questa puntata, esatto, colui il quale riceverà questo braccialetto vorrà dire che è passato ed è diventato uno dei tre finalisti, quindi davvero una cosa molto molto importante. È vero. Tra l'altro è un braccialetto molto particolare perché il bracciale proprio non è, come magari uno può pensare, in pelle, ma bensì in legno. Ma davvero? Ma sì, è una cosa pazzesca. È fantastico. E ovviamente all'interno c'è il logo fallo vedere bene. Aspetta che lo giro bene, attenzione, non so se la nostra regia lo riesce a inquadrare, eccolo qua. Va bene. Detto questo, ovviamente che il braccialetto vada al migliore di questa puntata. Cara Rossella, dai, stringiamo un po' i tempi e ci andiamo. Ci beviamo un bel caffè perché dobbiamo tornare a vedere il lavoro dei nostri concorrenti. Certo che sì, e intanto andiamo a vedere come lavorano i ragazzi. Esatto. Siamo a circa metà tempo del lavoro eseguito dai nostri concorrenti e tra poco i giudici daranno un loro primo parere. Daniele, ho visto pulizia e ordine nella tua postazione. Il taglio con la macchinetta, vedremo il risultato finale per l'estetica e la continuazione della pulizia sulla persona. Daniele mi piace perché è molto sicuro di sé e molto preciso. Perciò adesso vediamo poi verso la fine se è completo in tutto. Daniele finalmente, a differenza dell'altra volta, non è emozionato, quindi oggi sta eseguendo un ottimo taglio. L'unica cosa che gli consiglio è di stare attento alla parte della rosa e di non usare troppo la parte finale della forbice che non gli dà precisione. Per il resto sta andando bene. Ringrazio JP di aver notato la mia pulizia questa volta che non sono riuscito a soddisfare nella scorsa puntata. E ringrazio anche Paolo per la sua motivazione che mi ha dato durante il taglio, perché la volta scorsa ero molto emozionato e sono riuscito comunque a intraprendere una strada un po' più calma e sicura di me stessa durante il taglio. Ringrazio Leonardo per avermi fatto notare il piccolo errore e spero di andare a risolverlo. Luciano, vedo che oltre a tenere in ordine tutti i tuoi attrezzi durante il lavoro, tieni pulito anche il cliente e continui a controllare il lavoro che fai. Complimenti. Luciano anche lui è emozionato, concentratissimo, ha un taglio un po' difficile, devo vedere come poi nella parte finale come li butta in avanti i capelli. Lucianino ha fatto per il momento un'ottima sfumatura, mi piace come sta andando avanti, gli consiglio solamente di guardare un po' meglio le divisioni e di essere un po' meno brusco con la testa del cliente, per il resto sta andando bene. Allora, in base a quello che hanno detto i giudici a metà gara della semifinale, tanto ringrazio JP che comunque nota sempre la mia pulizia verso il cliente, perché il cliente è sempre sacro per noi. E mentre Leo, ho sentito che mi diceva di stare attento alle sezioni che avevo creato appunto per eseguire il taglio e spero di essere stato bravo nell'accontentarlo con il risultato finale. Leandro, old school, taglia forbice, qui il risultato lo vedremo solo alla fine, credo. Comunque vedo che comunque anche a te è sempre bello pulito. Anche lui ha un taglio difficile e bisogna vedere come lo sfuma nella parte superiore della nuca. Poi si vedrà tutto quanto nel lavoro finito. Leandro, lui è un modello che non conosce, quindi è già difficile per questo. In più sta cercando di fare un taglio classico dove c'ha già i capelli corti, quindi il pettine forbice è un po' difficile. Però sta usando, a parer mio, un po' troppo la forbice a denti, quindi direi di regolarsi un attimo. Sto eseguendo questo taglio a pettine forbice, non conoscendo il modello, quindi è un taglio difficoltoso.
Ho usato la forbice dentata per cercare di sistemare le ombreggiature del modello e la conformazione, cercando di avere un risultato ottimo. Mancano davvero pochissimi secondi e i concorrenti devono veramente correre, in quanto poi dovranno abbandonare le attrezzature. Bene, e siamo arrivati come al solito al momento cruciale, soprattutto quello che è il termine del tempo. Devo dire che nella prima parte ho sentito i concorrenti, anzi i semifinalisti, belli concentrati, esatto, direi. Esatto, Thomas, anche perché l'adrenalina e l'emozione sono a mille, perché uno, come abbiamo detto, passerà in finale. Certo che sì, e allora però ci siamo con il tempo, gli ultimi ritocchi, ormai come si suol dire ciò che è stato fatto, il tempo se lo sono giocati, speriamo al meglio. Thomas, non si può più tornare indietro. No, no, assolutamente. E allora ci siamo per chiudere il tempo, Rossella. Esatto, 5, 4, 3, 2, 1, stop al tempo, ragazzi, appoggiate le attrezzature, il tempo è scaduto. E anche per voi in grosso in bocca al lupo, vinca il migliore, e soprattutto siamo curiosi di scoprire chi sarà il prossimo finalista. Daniele, ho visto che hai curato molto anche la pulizia del collo del cliente e hai tenuto tutto in ordine anche tutta la tua postazione, e secondo me il taglio è molto azzeccato al ragazzo, con una bellissima sfumatura tra barba e basette. Oggi finalmente eri tranquillo, non come la scorsa volta, infatti oggi hai dato il meglio di te e si vede sul modello. L'unica cosa che a me non piace è che hai fatto un taglio rotondo. E la sfumata era fatta bene, c'è giusto quel pezzo là della rosa dove ti avevo consigliato che dovevi guardare bene, però hai fatto un ottimo taglio con un'ottima esecuzione. L'unica cosa che a me non mi è piaciuta sono due cose: come mantenevi la forbice era in obliquo, invece quando fai la sfumatura deve essere in parallelo con il pettine. E la seconda cosa, non mi è piaciuto come hai sfumato la parte sinistra quando dividi dal sotto al sopra nella parte superiore. E lì si vede proprio una riga che i capelli sono un po' non sfumati. E la cosa che mi è piaciuta di più, che sei te e Luciano, siete gli unici che avete passato il rasoio, avete pulito le basette dietro con il rasoio. Mi dispiace di non essere stato all'altezza, di non aver soddisfatto la precisazione che mi aveva fatto Leonardo sulla rosa. Ringrazio Paolo per i complimenti che mi ha dato molta forza, anche quelli di JP, e ringrazio anche specialmente Leonardo, perché in fondo i suoi consigli mi portano a essere un barbiere migliore. Luciano, hai fatto la pulizia del collo, della fronte, del cliente, anche col foam per tirare via tutti i pelucchi. Molto, molta, molta cura sul cliente, complimenti. L'unica cosa, lo so che tu dici, però devi essere un po' meno brusco con la testa dei clienti. Il taglio mi piaceva, sei stato l'unico dei tre che ha fatto un taglio quadrato, quindi io apprezzo già solo quello. La cosa che anche te hai sbagliato è sulla rosa. La sfumatura sotto del razor era perfetta, la parte media sulla rosa la hai toppato. All'inizio mi è piaciuto come hai sfumato, tra virgolette, con la macchinetta. Quello che non mi è piaciuto è la parte finale della pettinatura. Non mi è piaciuta la pettinatura. E la parte, diciamo, che non è sfumato bene, la parte occipitale, dall'osso occipitale andare in su, non hai sfumato bene i capelli. Poi io l'avrei tagliato un po' di più sopra, l'avrei modellato in un'altra maniera. E devo dire che questa volta, essendo in semifinale, giustamente i giudici hanno guardato veramente tutto dalla A alla Z. Mi ritengo comunque soddisfatto, in quanto comunque tutte e tre hanno detto che ho fatto un buon lavoro, anche se sia Paolo che Leo
mi hanno detto che dovevo perfezionare la parte dell'occipite nell'accompagnarlo poi col pettine e forbice, il capello. Ma comunque li ringrazio, anche JP, perché hanno notato la mia perseveranza nel lavoro e nell'esecuzione. Leandro, ho visto anche te la pulizia molto molto accurata sul cliente e anche per te ho visto un bel taglio sul tuo cliente. Leandro, te stavolta sei riuscito finalmente a dimostrare che sei un barbiere. Hai un ottimo pettine forbice, sfortunatamente non era un tuo modello, però hai esagerato troppo con quella forbice a denti. Io ho controllato il sopra com'è, è troppo sfoltito. Quel taglio là va bene quando lo pettini te, ma dopo 2 giorni il cliente non se ne è più capace a pettinarsi. Quindi il mio consiglio è di usare molto meno la forbice a denti e usarla solo come rifinitura finale. Il taglio è venuto abbastanza bene, però potevi dedicarti un po' meglio con il taglio, non tanto con la sfoltitura. Leandro, mi hai un po' deluso per un semplice fatto. Avevi un ottimo modello, perché lì ti potevi sbizzarrire con pettine e forbice. Solamente che tu ti stai confondendo lo sfumare. Cioè tu mi dici, voglio eseguire un taglio con le forbici, forbice e pettine. E tu hai incominciato con sta forbice a dente, con un capello spesso, un capello folto, e che automaticamente si facevano i buchi. Cioè si vedeva la diversità tra la parte destra e la parte sinistra. Cioè se tu devi sfumare con la forbice. Poi dopo, alla fine, la forbice a dente è solo una rifinitura. E quello è. Perché se tu mi dici taglio sfumato a forbice, deve essere a forbice, non prevalentemente a forbice a denti. Sopra avrei tagliato un po' di più il ciuffo, cioè la parte dove si divide tra la riga e il ciuffo finale. Potevi fare benissimo 2 onde, perché erano bellissimi i capelli. Solo con le mani facevi 2 onde, piccole onde, ed era perfetto. Ovviamente con una sfumatura tutta quanta a forbice, non a forbice a dente. Voglio dire grazie ai giudici, soprattutto a Leonardo per quello che mi ha detto, che finalmente questa volta sono riuscito a fargli vedere cosa riesco a fare. E a Paolo voglio dire che dalle prossime volte cercherò di ascoltare il suo consiglio. La pubblicità è come scegliere un abito su misura o trovare l'ingrediente segreto per il piatto perfetto. Bisogna essere creativi, appassionati, utilizzare la strategia vincente per centrare il target, raccontare storie uniche, fatte di emozioni e successi. Questo è il nostro obiettivo. Per la tua pubblicità, organizzazione eventi e produzioni televisive, non affidarti al caso, affidati a dei professionisti. Incontri Production. Stanco delle solite vacanze? Vieni al Villaggio Sole Verde, un'oasi di benessere e divertimento. E non solo, piscine, idromassaggio, attività sportive, il tutto in piena sicurezza. Richiedi tutte le informazioni senza impegno per la tua prossima vacanza. Medioevo è un locale storico di Varese che offre molteplici servizi: ristorante, pizzeria, bar, tavola calda e alloggi. Si trova nel cuore dello shopping varesino, raggiungibile a piedi dalle principali stazioni ferroviarie.
un luogo ideale per una pausa caffè, un lunch veloce ma di qualità, oppure una serata piacevole. Vieni da Medioevo Varese! Prendersi cura del proprio benessere è il primo gesto d'amore verso se stessi e il centro estetico Quasar lo sa bene. Nel cuore di Varese, il centro estetico benessere offre ai propri clienti molteplici servizi. Specializzato nell'abbronzatura, il centro mette a disposizione lettini di ultima generazione con tecnologie LED e modalità collagene per un trattamento anti-age e una abbronzatura perfetta e sicura. Ma non solo, molteplici sono i servizi di estetica offerti dal centro, oltre ad una vasta scelta di massaggi. Regalati un momento di benessere relax. Scegli Quasar Varese. La casa è il luogo in cui sono custoditi tutti i valori e gli affetti più importanti della tua vita. Quando la famiglia si allarga, bisogna trovare una casa più grande e vendere la propria. Ma a chi affidarsi per farlo? Immobiliare Euromed è la soluzione ideale. Affida la vendita della tua casa nelle nostre mani e sentiti al sicuro. Concorrenti, anzi semifinalisti, ci siamo. Questo è davvero il momento cruciale della puntata. Percepisco tanta energia, tanta emozione, ed è giusto che sia così, però purtroppo solo uno di voi è pronto per andare in finale. Esattamente, Thomas. Concorrenti, i giudici hanno fatto davvero tantissima fatica a decretare il secondo finalista di questa seconda edizione di Hair Master Man. Alla fine hanno deciso con tanta fatica e intanto noi vi facciamo i nostri complimenti perché tutti e tre siete stati davvero bravissimi e questo è già un gran bel traguardo. Sapete che nelle puntate di semifinale le regole cambiano un attimino, cioè solo uno di voi riceverà il braccialetto che darà accesso ufficialmente appunto alla finale. Rossella, sei pronta? Sono pronta. E allora, a chi verrà consegnato il braccialetto per accedere alla finale? Daniele, complimenti, sei in finale. Ovviamente complimenti anche a Leonardo e Leandro, davvero bravi, è stata una scelta difficile, ma con questo abbiamo recuperato il secondo finalista. Complimenti a tutti. Che dire, sono emozionatissimo, non me l'aspettavo, ma penso di avercela messa tutta e con la grinta e con l'umiltà e con la voglia di imparare questo bellissimo mestiere, lavoro, passione, tutte le cose positive. E penso di poter dare ancora di più, perché se sono arrivato a questo punto vuol dire che valgo qualcosa e penso di averlo dimostrato a tante persone che non credevano in me, soprattutto persone a me molto vicine. Quindi per me è un grande smacco, ma soprattutto è una rivincita molto importante. Ringrazio tutti. Wow, che puntata davvero, Rossella, davvero Thomas. Una puntata incredibile, mi viene da dire. Beh, del resto questa era la seconda puntata di semifinale, ormai manca sempre meno e chissà, ma tu lo sai già? Ma io non lo so, ma tra l'altro sono molto emozionata perché qua c'è adrenalina, davvero. Sono sul filo del rasoio, i nostri concorrenti, mi viene proprio da dire. Hai fatto la battuta, mi piace esatto. Questa, assolutamente. No, scherzi a parte, direi che i giudici hanno veramente del filo da torcere, perché hanno anche in questa puntata hanno fatto tantissima fatica. Esatto. Però, come al solito, uno doveva passare, uno è passato, abbiamo il secondo finalista e a questo punto siamo alla ricerca del terzo finalista per poi andare alla grande finale. Ma a tal proposito ringraziamo i nostri giudici. E allora Paolo Barrasso, Leonardo Pagliuca e Mr. JP. E allora dalla mitica barbieria Bolognini di Casorata e Sempione direi che solo per questa puntata esatto. È tutto. Volenterosi di cercare, di scoprire quale sarà il terzo finalista, ma intanto io devo ringraziare Rossella Di Pierro. E Thomas Incontri, e arrivederci quindi alla terza puntata di semifinale di Hair Master Man.